Una seconda tappa nella nostra riflessione in questi giorni in cui preghiamo per i nostri defunti è segnata dal profeta Isaia e dalle parole che troviamo nel capitolo 26 del suo grande rotolo. Dal libro del profeta Isaia. Signore, nostro Dio, altri padroni diversi da Te ci hanno dominato, ma noi Te soltanto, il Tuo nome, invocheremo. I morti non vivranno più, le ombre non risorgeranno, poiché Tu li hai puniti e distrutti, hai fatto svanire ogni loro ricordo. Signore, nella tribolazione Ti hanno cercato, a Te hanno gridato nella prova, che è la Tua correzione per loro. Come una donna incinta che sta per partorire, si contorce e grida nei dolori, così siamo stati noi di fronte a Te, Signore. Abbiamo concepito, abbiamo sentito i dolori quasi dovessimo partorire. Era solo vento, non abbiamo portato salvezza alla terra e non sono nati abitanti nel mondo. Ma di nuovo vivranno i tuoi morti, i miei cadaveri risorgeranno. Svegliatevi ed esultate voi che giacete nella polvere. Sì, la tua rugiada è rugiada luminosa. La terra darà la luce, le ombre. Parola di Dio. Si tratta di un testo apocalittico. Composto in epoca recente, contiene la teologia forte della corrente apocalittica che crede nella rivelazione di Dio anche al di là della morte. E riconosce che la potenza del Signore non si ferma su questa terra, ma porta a compimento nel mondo nuovo la sua promessa di salvezza. Dio interviene non perché il suo popolo se lo merita, ma perché ha promesso. Quindi, in forza del suo impegno e dell'amore che nutre per il suo popolo, Dio garantisce che farà rivivere i morti. È il primo testo, il più antico che troviamo nell'Antico Testamento, in cui si sostiene con forza la risurrezione dei morti. Il profeta si rivolge a Dio riconoscendo che purtroppo hanno dominato su di noi altri padroni diversi da lui, cioè sono i potenti del mondo. Sono i vari imperi che nel corso della storia hanno dominato su Israele. Ma noi speriamo solo in Te, Signore, e riconosciamo che solo da Te può venire l'aiuto. Una voce sembra riportare l'opinione corrente di quelli che hanno perso ogni speranza e affermano: i morti non vivranno più, le ombre non risorgeranno. È come chi dice: finisce tutto con la morte, non c'è nessuna speranza oltre la morte. Una volta che è finita la vita, è finito tutto. Invece il profeta si fa portavoce di una speranza che supera la morte e affronta anche le difficoltà con una speranza grande. Nella tribolazione abbiamo cercato il Signore, abbiamo gridato a Lui nella prova, riconoscendo che la tribolazione è una correzione che il Signore ci offre. È un modo con cui corregge il nostro comportamento, ci fa sentire limitati, proprio perché possiamo riconoscere che è Lui il Signore. Con una immagine splendida,
il profeta apocalittico paragona il gruppo dei credenti, tribolato e afflitto, ad una donna incinta che sta per partorire. Anche noi ci siamo contorti nei dolori e abbiamo gridato. Eppure non è successo niente. Abbiamo concepito, abbiamo sentito i dolori, quasi dovessimo partorire. E invece era solo vento. Non abbiamo portato salvezza alla terra. Non sono nati abitanti nel mondo. È una immagine dolorosa, quella di una gravidanza isterica. Noi ci siamo illusi di produrre vita, di fare qualche cosa che duri, che resti, che valga. Abbiamo anche sentito i dolori, abbiamo affrontato le difficoltà del parto, ma non è nato niente. Non è venuto alla luce qualcosa di buono e di nuovo. Era solo vento. Con le nostre forze non riusciamo a produrre salvezza. È questo il punto di partenza. Proprio per poter sperare veramente nel Signore, dobbiamo riconoscere la nostra incapacità. Non viene da noi la salvezza, non ce la possiamo guadagnare né conquistare, non si ottiene coi nostri sforzi. Assomigliano ai dolori di una gravidanza isterica. È solo vento, è un soffio, è una vanità. Con le nostre forze non ci salviamo, non portiamo salvezza alla terra, non facciamo nascere una realtà nuova. Ma, afferma il profeta, rivelando la promessa di Dio, il suo grande progetto che certamente si compirà, perché l'ha detto e quindi lo farà. Di nuovo vivranno i tuoi morti. I loro cadaveri risorgeranno. È una promessa, è un impegno che Dio si è preso. Svegliatevi ed esultate, voi che giacete nella polvere. È un grido con cui il Signore della vita richiama quelli che sono morti, ridotti in polvere e giacciono nei sepolcri. Li invita a svegliarsi e ad esultare, perché la rugiada di Dio è rugiada luminosa. La terra darà alla luce le ombre. Il profeta immagina il mondo dei morti come una grande caverna sotterranea. Immaginate un enorme locale buio e polveroso, sottoterra, dove sono radunati tutti i morti, ridotti ormai a larve evanescenti, solo ombre inconsistenti. Ma in quella caverna buia scende una rugiada di luce. La rugiada è un fenomeno tipicamente notturno. Sono piccole gocce che si depositano sulla vegetazione. E nella notte del mondo il profeta poeta immagina una rugiada di luce, non goccioline d'acqua, ma gocce di luce che entrano in questo ambiente sotterraneo, oscuro, angosciato, e quella rugiada luminosa fa esplodere quella caverna, come se fosse il grembo di una donna. È la grotta dei morti, paragonato al grembo della madre terra, che dà alla luce le ombre. Quell'ambiente oscuro si apre e una pioggia di luce la invade, e le ombre prendono consistenza, tornano in vita, di nuovo vivranno i tuoi morti.
per la prima volta nella storia della rivelazione, questo profeta apocalittico rivolge al popolo di Israele una promessa certa da parte di Dio. Di nuovo vivranno i tuoi morti, la terra darà alla luce le ombre. E noi, forti della esperienza del Cristo risorto, accogliamo con certezza questa promessa, perché Cristo è la garanzia che si compirà. Ciò che si è già compiuto in Lui si realizzerà anche per noi. Non contiamo sulle nostre forze, ma nella promessa di Dio. Svegliamoci ed esultiamo noi che giaciamo nella polvere, perché la rugiada luminosa di Dio può dare vita vera alla nostra esistenza, adesso e nell'eternità.